In Abruzzo, a Goriano Valli, è arrivata la prima casa vacanze sull'albero. A Goriano Valli c'è questa struttura che sta avendo il boom di richieste e prenotazioni, unica in Italia. Si tratta di un progetto innovativo, capace di attrarre un tipo di turismo particolare, basato molto sull'emozione. La prima casa vacanze sull'albero d'Abruzzo nasce da un'idea di Rosanna e Lino Di Gioacchino, che sono riusciti a realizzare quest'impresa turistica grazie ad un finanziamento di Invitalia a valere su fondi destinati a iniziative turistiche nell'era del cratere 2009. L'obiettivo è quello di far vivere un'esperienza originale a quanti abbiano la curiosità di conoscere il territorio, con una visione ampia del contesto naturalistico in cui è geograficamente collocata. Vivere un'emozione unica, osservare le stelle dalla casa sull'albero, emozionandosi tra i rami degli alberi. È stato possibile grazie all'elevato pregio dei materiali biologici utilizzati e all'elevata professionalità progettuale e a tutte le maestranze che hanno realizzato questo piccolo capolavoro. La casa sull'albero si trova all'interno di una proprietà privata, con annessa una dimora storica di antico fascino sapientemente ristrutturata. Il paesaggio è strepitoso, è quello della Valle dell'Eterno, alle pendici del Sirente. Da quando è stata inaugurata, il 6 agosto, ci sono state tantissime richieste di prenotazioni. È un posto dove io sono nata e quindi ho trasferito tutte le mie emozioni in questo luogo. C'è la casa paterna. Naturalmente che anche questa è adibita al turismo e adesso nel tempo abbiamo insieme a mio fratello ideato, pensato questa casa sull'albero proprio per dare una giusta dimensione tra l'antico e il futuro, però rimanendo fermi a quelli che sono i principi veri o comunque il sentire vero di questi posti, che sono la natura, non solo perché la natura ci sono in tanti posti, ma le emozioni che essa può trasmettere. E quindi io mi auguro di avere ospiti e di farli sentire a casa loro, perché questa è casa mia e mi piace avere degli amici intorno.